ciao a tutti, io sono Cinzia e questo è un video con la ball, non l'ho mai fatto. Una novità, spero vi piaccia. Ciao amici, ciao scimmiette, ciao bellissimi, ciao a tutti scimmiettine. Mi piace troppo scimmiette. Sarà che tipo sono fissata con le scimmie, quindi scimmiette, siete le mie scimmiette. Va bene, e che fine ho fatto? Boh, non lo so neanch'io. Vabbè, ho avuto troppo da fare, quindi non sono riuscita ad essere costante. Mi perdonate, vero? Sono stata a Milano perché Giorgia ha fatto la cresima. Poi uscirà un vlog, penso, sì, che lo farò uscire. Non ho filmato granché, però vabbè, o faccio vedere qualcosina di quello che ho fatto. In pratica centri commerciali e basta. Infatti ho speso tipo un sacco di soldi e sto notando che ho il trucco troppo forte. Non è così forte in realtà, però da lì sembra forte, su mio. Meglio? Boh, forse un po' meglio, vabbè. Comunque, stavo dicendo che ho speso tantissimi soldi a Milano. E se volete vedere cosa ho comprato, fatemelo sapere giù nei commenti. Perché, tipo, ho comprato tantissime cose, come questo, il mio piccolo Tiffy. Lo volevo da tanto. E l'ho comprato. Questo è stato un regalo invece, però ho comprato degli charm a Milano, come questo, che non so se lo vedete, ma se volete sapere qual è con precisione, ditemelo giù nei commenti, vi farò il video. Si tratta della Disney, però vi dico solo questo, basta. Comunque, vi prometto che cercherò di essere di nuovo costante e vedere un pochino come riorganizzare la settimana, ma fare uscire sempre 4 video la settimana. Cercherò come prima fare uscire 4 video la settimana. E non so se farò di nuovo 2 video di The Sims. E non so se far tornare Minecraft. Fatemelo sapere giù nei commenti sempre. Non lo so, a me piace, però non ho trovato riscontro da parte vostra, quindi fatemelo sapere giù nei commenti e datemi qualche idea. Siamo quasi a 30.000 iscritti, quindi sono emozionata. 30.000, sono emozionatissima. Ma va bene, bando alle ciance, che parola, mi sto dilungando, sono un po' così oggi perché è da tanto che non registro. E vi faccio vedere cosa mi è arrivato dal sito, da 2 siti, 1 e 2. Ho iniziato questa collaborazione perché sinceramente potrebbe piacere a me e piacere anche a voi. Vi faccio vedere cosa ho scelto io. Iniziamo con il sito Romwe, che tra i due è stato quello che ho preferito al momento. Prima cosa che vi faccio vedere, questo super bellissimo maglioncino. È da tanto che volevo un maglioncino con l'effetto rotto, come devo dire, non lo so, con l'effetto strappato, questo di qua. Ve lo faccio vedere, anche indossato, è corto, non è un maglioncino lungo, però è morbido, è bellissimo, è ben fatto, anche dentro non ci sono filini, cose che escono fuori, è davvero ben fatto. Vabbè, oltre magari questo filo di qua che è semplicemente cucitura, ma vabbè, non è nulla di che. Comunque ce l'ho già da un po', circa un mesetto. Le cose mi sono arrivate dal sito Romwe in 2 settimane. Shein qualcosina in più. Mi sono anche fissata con questi colori, non lo so, questo verde, bordeaux e vinaccia. Questo promosso. Altra cosa che proprio il top, cioè boom, tra queste cose è la cosa che mi è piaciuta di più e che amo letteralmente, ve la faccio vedere, è bellissima. Eccola qui, è una giacca con questo motivo quadrettato che non ricordo adesso come si chiama tartan? Sì, mi pare sia tartan. Qui c'è qualche filetto che esce, però guarda ragazzi, anche qui, ma non, cioè, si tolgono, non è un problema, cioè si è tolto, però è davvero
bellissimo, ve lo faccio vedere messo, è stupendo, io lo sto adorando, è caldissimo, non è foderato dentro, vedete, è tutto così, è una giacca lunga con le tasche, ma davvero è bellissimo, lo sto adorando. Non fa neanche questo puzza. La cosa che mi stranizza di questa giacca è che l'etichetta, io questo l'ho preso sul sito Romwe, ma l'etichetta è Shein. Ma perché? Non lo so, ma vabbè, non mi importa, so solo che è bellissimo. Davvero ragazzi, questo lo adoro, è stupendo. Ah, questa che ho io è una M e il maglioncino di poco fa è una taglia unica. Approvatissimissima. Passiamo al sito Shein. Prima cosa, come vi dicevo, bordeaux, vinaccia. Questo è più un bordeaux però. È un vestitino che in realtà è molto corto, quindi non utilizzerò come vestitino, penso. Comunque magari con un leggings potrebbe andare bene, o dei pantaloni neri magari, non lo so. Comunque anche un jeans ci può stare, dipende. L'unica cosa, questa è una S. È bello, mi piace questa forma V di qua, con il tipo il colletto comunque chiuso. Vedete che c'è un bottoncino e con la scollatura V. Le maniche sono a palloncino e poi giù è morbido. Il fatto è che è una S, ma vedete nell'immagine che mi sta enorme. Cioè, di spalle è perfetto, le maniche sono giuste, ma è larghissimo in vita, troppo largo. Non lo so se posso utilizzarla così perché comunque è morbida, boh, vabbè, potrebbe andare anche bene, un po' larghina, però. Altrimenti uso un laccetto e lo leggo alla vita, lo sistemo bene e va benissimo, così mi piace. Mi piace molto di più di tenerlo senza laccio, senza cintura, come volete, potete utilizzare una cintura o un laccio. Ed è così, con la fantasia, fiori, bordeaux, adatto per questa stagione, sinceramente. Mi piace, però è un nì, perché non è come pensavo, io me lo immaginavo diverso, magari un po' più stretto e più lungo per poterlo utilizzare come vestito. Invece no, pazienza. Altro capo, e come vi dicevo mi sono fissata con il verde, e questo maglioncino, a vederlo dalla modella era davvero molto bello. Questo è una taglia unica, quindi non si può neanche scegliere la taglia, ma vabbè. È bellissimo perché è fatto, in pratica ha le spalle scoperte, è tipo una canotta ma con le maniche, ed è tutto largo, solo che è troppo largo. Cioè è strano perché essendo un maglione è un po' più rigido tra virgolette e non sta bene. Almeno, non lo so, sono indecisa, non lo so se lo metterò. Sì, è bello, ma tipo mi sta troppo largo. Boh, non lo so spiegare, però lo vedete penso anche voi stessi dalle immagini. È troppo, troppo strano. E ho provato, magari si potrebbe mettere sempre anche a questo una cintura, ma anche lì poi dietro viene troppo gonfio perché è un maglione. Nelle modelle era davvero davvero carino. E il fatto che non puoi scegliere la taglia non va bene, non va bene. E niente ragazzi, è bello anche sotto che ci sono queste frange fru fru fru. È tipo ha una coda dietro, è più lungo dietro, è più corto davanti. Però niente, non lo so se lo metterò. Ci devo pensare, cioè comunque deve essere quella giornata che mi devo vedere allo specchio con questo maglione e dire sì dai, posso uscire con questo oggi. Però se mi guardo dritta allo specchio così, no. Se magari metto una mano in tasca o sul fianco, allora non lo so, è diverso. Detto questo, ho fatto vedere tutto, spero che vi siano piaciuti. Guardate ragazzi, se volete un cappottino prendetelo, quello tartan, perché è davvero bellissimo, comodissimo, è caldo, è accogliente. E basta, niente. Adesso vi saluto, vi mando un mega bacio e torno ragazzi. Torno come prima, ve lo prometto. Vivi tantissimo e mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate per tutto quello che vi ho detto, voglio sapere tutto giù nei commenti.
Ancora vivi tantissimo, scimmiette. Ci vediamo al prossimo video. E vivi. Ciao. Al prossimo video. Ciao.